In questo breve video, un frammento del podcast contemporaneamente, integralmente disponibile su E a un certo punto ho 42 su scoperto che il Artrì. corno del rinoceronte era il materiale naturale, chissà cosa vuol dire poi naturale al mondo oggi, o in generale. Insomma, era un materiale organico tra i più costosi al mondo. Con un corno di rinoceronte ti potevi comprare diversi piani di un palazzo nel Lower East Side a Manhattan o cose di questo genere. Perché tutta una serie di questioni legate anche alla sociopolitica, al postcolonialismo e a tante altre cose, o le medicine non orientali, non occidentali e quant'altro, il corno del rinoceronte sembrava avere un potere afrodisiaco incredibile. Era anche una materia di scambio tra nuovi poteri statali orientali e il continente africano e altre cose. E ho deciso che volevo andare a filmare l'ultimo rinoceronte bianco maschio È di una una buona opera pratica. d'arte con un jet lag. Questa cosa per me è molto bella, no? Il mondo rimane uguale, eppure c'è qualcosa a cui non apparteniamo del tutto. E lì capiamo come appunto noi continuiamo a proiettare aspettative sulla realtà, in realtà è molto più ricca, leggermente diversa da come pensiamo sia. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Non replicare ma rivivere. Materiali instabili, questa cosa è bellissima. E poi dorata solitudine, questa cosa non so perché mi ha fatto pensare all'alimentazione. Forse dovreste adottare questa dorata solitudine nella promozione perché è bellissima. Perché alla fine l'alimentazione è un fatto anche personale, ma d'altro canto, voglio dire, anche i libri si mangiano, no? Ci nutriamo Secondo anche di l'Istat, libri, nel quindi insomma. 2023 gli italiani giugni a 100 anni sono quasi 22.000, numero triplicato dal 2000 ad oggi. L'80% sono donne che hanno sane abitudini alimentari, vivono soprattutto al nord Italia, anche se una delle 5 blue zone con la popolazione più Forse longeva si più di trova in Sardegna. 8.000 pubblicazioni scientifiche che negli ultimi anche 10 anni, quindi solo 10 anni, che raccontano appunto che i partner alimentari in realtà, che sono basati sul consumo prevalente di alimenti di origine vegetale e che erano soprattutto modelli alimentari del sud Italia, sono quelli vantaggiosi dal punto di vista per la prevenzione di tutte le patologie, diciamo così, alla verità, di tutte le cronico-degenerative, i tumori cardiovascolari piuttosto che le neurodegenerative. Addirittura la storia più bella, secondo me, la storia meravigliosa che oggi la scienza ci racconta è che chi segue un pattern alimentare di tipo mediterraneo, insomma, oppure comunque diciamo, più spostato verso un'alimentazione a base vegetale, senza diventare vegetariani oppure vegani, addirittura non solo durante il periodo della gravidanza non solo migliora la salute del bambino, ma addirittura che questa, diciamo, salute è trasmissibile alle generazioni future. Quindi c'è una storia, una disciplina bellissima che è l'epigenetica che ci racconta questa meravigliosa storia e quindi che effettivamente possiamo essere determinanti, come donne nella salute non solo dei nostri figli, ma anche dei nostri Città più nipoti. longeva sia Trento. E che appunto oggi le abitudini alimentari in realtà del sud sono peggiori rispetto a quelle del nord Italia, almeno a meno di zone, come tu hai detto, quella della del Sardegna, che sono Cilento chiamate le che cosiddette blue zone, che sono vorrei, dei paradisi di importantissimo. centenari. E non è soltanto il partner alimentari, ma sono le relazioni affettive, quindi il tipo, diciamo, di comunità che si crea intorno alle persone anziane. Quindi oggi i determinanti di salute sono molto più interessanti del semplice, non so, appunto Sì, dell'alimentazione. attipane, sì, sono Sì. diversi anni che Era di lavoro pane, sì. utilizzando, sfruttando, buttandomi a capocollo dentro il cibo, l'alimentazione o quello che passa dalla bocca. Ma no, cose da aggiungere ce ne sarebbero tantissime, nel senso che tutto quello che avete detto è vero, ma ci sono tante altre cose, c'è anche un discorso di reddito, di classe, di possibilità economiche, il divario tra nord e sud è basato anche su quello, altrimenti il racconto sul cibo diventa molto edulcorato o astratto. Però le In possibilità realtà è basato economiche anche. inferiori sono legate poi anche a una cultura inferiore, no? Quindi a una capacità di conoscenza inferiore, per cui aumenta il consumismo, ma è una strategia anche quella, no? Cioè, di No, capire. certo, però allo stesso modo penso che, tolta
Purtroppo spesso in Italia più che in altri paesi europei si rimuovono anche delle cause o delle spiegazioni basate sulla complessità sociale in cui abitiamo, altrimenti diventa troppo un messaggio un po' troppo positivista o semplice, che non è quello che avete fatto voi, ci mancherebbe, ma è un aspetto che per me è molto importante. Poi il cibo è diventato un'arena prestazionale molto interessante. Dogmatica, ho avuto molto a che dire con una mia collega che in un corso parallelo diceva agli studenti che alcuni testi scritti da noi erano la Bibbia. E questo non è, questo chi fa scienza veramente non lo può pensare, ok? E quindi oggi abbiamo questo, domani ci racconteranno un'altra storia meravigliosa, completamente magari no, diversa, che ribalterà tutto, come è stato per Galileo Galilei, come sono state tutte le scoperte, e noi dobbiamo essere pronti a dire ok, cambiamo la pagina. Quindi in contemporaneamente trovate dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro, per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti.